Il campionato di calcio riprenderà solo in condizioni di sicurezza, la salute è prioritaria, lo ha annunciato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nel corso di una informativa al Senato. Il campionato, se riprenderà come tutti auspichiamo, riprenderà perché saremo arrivati a questa decisione dopo una successione ordinata di azioni e di protocolli e di attività che avremo svolto che avranno consentito di riprendere il campionato in sicurezza per tutto e tutte, tutti quanti coloro che sono coinvolti in questo mondo. Non era possibile in nessun modo decidere, questo l'ho sempre detto dal primo giorno, soltanto per una, diciamo, fretta irresponsabile o per le spinte strumentali di chi che sia. Il ministro ha tuttavia contestato l'eccessivo dibattito intorno al mondo del calcio. Abbiamo lavorato in queste settimane senza sosta per dare risposta a tutto il mondo dello sport, anche se spesso l'attenzione in questi giorni si è concentrata prevalentemente sul tema del calcio e quindi vorrei subito chiarire alcuni aspetti su questo punto. Io sono, come Ministro dello Sport, pienamente consapevole dell'importanza non solo sociale, della passione, del tifo che si raccolgono intorno al tema del calcio e quindi sarebbe paradossale se come Ministro dello Sport non riconoscessi l'importanza di questo mondo non solo per i motivi che vi ho appena detto, ma anche perché oggettivamente, dati alla mano, rappresenta un'industria importante del nostro Paese che ha un fatturato, un giro di affari importante e che dà al fisco oltre 1 miliardo di euro l'anno. Ciò nonostante, ho trovato eccessivo l'inasprimento del dibattito politico e mediatico, incomprensibile, secondo la mia percezione, agli occhi di milioni di italiani che in questo momento sono ancora prioritariamente interessati alla loro salute e al loro lavoro. Entro il 25 maggio invece riapriranno i centri sportivi. Devono riaprire tutti quei centri che sono anche una grande necessità e opportunità per i cittadini italiani, dalle palestre ai centri danza, a tutti gli impianti, centri e circoli sportivi. Io proporrò per il prossimo DPCM la riapertura di tutte queste attività, di tutti questi centri il 25 maggio, o meglio al massimo entro il 25 maggio. Infine, l'annuncio delle risorse per il mondo sportivo. Complessivamente, tra risorse ordinarie, che erano quindi già nelle disponibilità del Ministero, ma che noi adesso stiamo rifinalizzando per venire incontro alle esigenze di tutto il mondo dello sport, ripeto, dai professionisti allo sport di base, e aggiungendo a queste somme, le somme invece straordinarie che abbiamo ottenuto come governo dal primo decreto di marzo al decreto liquidità al decreto che approveremo oggi pomeriggio, noi arriviamo a circa 1 miliardo di euro di risorse per lo sport complessive, tra fondi ordinari e fondi straordinari. Tra queste sicuramente una delle misure più importanti anche da un punto di vista economico è stato il bonus ai lavoratori sportivi, un mondo che per la sua specificità non sarebbe rientrato in nessun'altra parte dei decreti di sostegno agli altri lavoratori. Noi ad oggi abbiamo già dato il bonus a 75.547 lavoratori sportivi.